Scala. E ci saranno anche alcuni big della musica domani alle Isole Tremiti in una grande manifestazione per dire no alle trivellazioni, presenti anche delegazioni dall'Abruzzo. L'Adriatico non si tocca, o meglio, l'Adriatico non si buca, con riferimento alle trivellazioni petrolifere molto ambite da varie società. Per questo domani sera alle Tremiti ci sarà un concertone di sensibilizzazione. Il popolo antitrivelle si ritroverà nella splendida piazza di San Domino per ascoltare il beniamino di casa, Lucio Dalla, cantautore bolognese, da tempo cittadino, adottato dalle isole Diomedee. E con lui saliranno sul palco Renato Zero, Gigi D'Alessio e Irene Fargo, chiamati a cantare e a suonare nell'ambito del festival Il Mare e le Stelle e prontissimi a sottoscrivere alla mobilitazione generale contro la ricerca del petrolio in Adriatico. Sull'isola è previsto il tutto esaurito, si parla di almeno 2.000 persone che si ritroveranno non soltanto per ascoltare musica ma anche per sostenere la dura lotta portata avanti da tante associazioni, comitati ed anche istituzioni. Nell'occasione Lucio Dalla riceverà l'investitura di custode del mare. Lui ringrazierà, inaugurando la statua di un guerriero che ha voluto donare alle Tremiti. Tutto questo mentre la mobilitazione non si attenua. L'ultima barricata, ma solo in ordine temporale, è stata alzata da Lega Ambiente, che con altre associazioni ha presentato ricorso al TAR del Lazio contro il decreto del Ministero dell'Ambiente, che ha valutato positivamente, sotto il profilo della compatibilità ambientale, un programma di indagini sismiche proposte da PetroCeltic Italia per l'individuazione e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi sottomarini a largo delle coste abruzzesi, molisane e pugliesi. Legambiente ha ravvisato numerosi vizi formali e sostanziali e ha chiesto una precisa valutazione degli impatti ambientali che ne deriverebbero per l'ambiente marino.